Ciao, rieccomi. Come promesso vi faccio vedere quelle pochissime collane che ho realizzato. Davvero molto semplici, con vari tipi di perle, di plastica, di resina, di vetro che ho comperato in un negozio qui in provincia di Varese dove abito. E niente, adesso ve le mostro velocemente così. Allora, ho realizzato questa collana bianca, avevo un mercatino e volevo realizzare qualcosa di bianco, anche se comunque adesso sta arrivando l'inverno, e allora ho trovato queste perle. Mi piacciono un sacco queste perle, che sono di resina, a forma di una palla con due facce di una rosa. Ecco, non si vede bene dalla telecamera, però sono belle. Poi ci sono. Questa qua non è plastica, è vetro. Questa qua è resina e questo è vetro. E sono abbastanza anche pesanti. Poi ho finito il tutto con delle rondelle di in crystal, color crystal, che rendono luminosa tutta la collana. Poi ho realizzato, sempre con delle perle simili, ho realizzato questa collana. Adesso purtroppo vediamo se riesco, non si riesco a inquadrare tutto per la posizione che sono. Comunque, sempre con queste perle di resina, ma una buona resina, davvero, con questi distanziali tutti decorati, e alla quale ho messo due tipi di catena, una catena color rame, che è un po' più scuro di quello che vedete voi dalla telecamera, e una catena un grigio scuro, e alla quale ho agganciato appunto i due anellini di catena più piccola color rame. Anche questa qua, almeno a me piace tanto. Poi un'altra catena che ho sempre fatto è questa qua, con le perle rosa. Anche questa purtroppo non riesco a mostrarvela benissimo. Con questi distanziali, sempre in resina, perle in resina, che voi non vedete la sfumatura, ma non è rosa, ma dentro dei puntini sembra dipinta, ecco, con delle perle di Swarovski rosa, e queste perle che sono, penso che la base sia in resina con dell'argentone, che tutto attorno, insomma, una lavorazione di argentone con questi brillantini rosa. Ho completato anche qui come quella bianca con dei mezzi cristalli, con dei sì, delle palline e mezzi cristalli color lilla, che stava in tono con la collana. Ed infine vi mostro una collana che ho fatto e sono molto orgogliosa, perché mi piace un tanto, fatta con delle perle che avevo preso all'Hobby Show. Queste è color verde, fatta foglia, e diciamo che mi erano sempre rimaste lì, è abbastanza autunnale, no? Non trovate? Adesso purtroppo non riesco a mostrarvela tutta perché è lunga e, come dicevo prima, nella posizione in cui sono non riesco, però. E ve la farò vedere a pezzi. E niente, poi in fondo, per ravvivare, per cambiare un attimo, ho preso un cavetto e ho messo queste perle che mi rimanevano verdi a contorno. E niente, sono molto belle. Queste perline qua piccoline che non vedete, ma sono molto carine, sono di plastica e niente di che. Sono tutte colorate a mano e me le ha portate la mia amica dall'Egitto. Lei è egiziana e quando va mi porta sempre una scorpacciata di perle egiziane, che alcune sono di qualità, alcune no. Insomma, io le utilizzo abbastanza, perché tantissime sono comunque molto belle, comunque di
di pregio, ecco. E niente, queste sono le uniche mie collane, non ho fatto ancora nient'altro, queste le ho fatte per un mercatino, come vi dicevo prima, e niente, spero di mostrarvi al più presto delle nuove creazioni. E niente, dai, un bacio, ciao!